Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. Livorno 1000, 2000, 3000 anni fa, di Cinzia Jelenkovic, dal volume La Pieve di San Martino in Salviano. La presenza umana a Livorno risale fin dal Paleolitico Superiore Arcaico. Salviano rappresenta uno dei principali siti della cultura uluziana, caratterizzata dall'uso di strumenti specializzati quali grattatoi e bulini acuminati. Nel periodo che va dal XII al X secolo a.C., bronzo finale o proto-villanoviano, si nota una importante produzione metallurgica, testimoniata dal ritrovamento di materiale proveniente da abitati, sepolture ma soprattutto ripostigli, uno dei quali venne rinvenuto nel 1879 sul pendio di Monte La Poggia, nella fattoria di limone tra la Valle Benedetta e Salviano. Qui vennero alla luce armi, utensili, oggetti ornamentali e persino il filetto di morso equino. Dalla prima età del ferro, tra il IX e il VII secolo a.C., durante lavori di drenaggio, sono stati ritrovati a una profondità di circa 1,5 metri, buccheri di fabbricazione locale ad attestare l'etruscità della zona. Dal VII al II secolo a.C., a giudicare dai reperti, l'area sembra configurarsi come una sorta di emporio nel quale si importava dall'Etruria e dalla Grecia, grazie al porto pisano che con la romanizzazione riforniva Salviano attraverso la via Aurelia e la via Emilia Scauri, ceramiche d'altri generi. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.